rassegnatevi, perché la Lega è la Lega e tale rimarrà per i prossimi 50 anni. Punto a capo. Regionali in Lombardia. Nel giorno in cui a Milano Salvini apre la campagna elettorale, a Bergamo e provincia si vota per le primarie della Lega. In questa tornata elettorale la Lega di Bergamo non si può permettere di fare una lista di riempilista, ma ci occorre avere i migliori uomini e donne possibili per poter fare una lista competitiva. Ai tempi era Bossi e era una persona giusta. Forza Lega. La politica del territorio è quella che secondo me dovrebbe essere quella il portavoce della politica nazionale, perché alla fine la base è quella che fa, è quella che porta avanti le idee, che parla col cittadino, che vive col cittadino. Siamo a Verdello, provincia di Bergamo. Qui la Lega nel 2018 ha preso il 30%, nel 2022 ha dimezzato i voti. Lei è un'elettrice leghista? Questa volta no, perché mi ha un po' deluso. Io sono militante leghista dal 97, dopo la grande cordata sul Po. Io sono in Lega dal 1990, quando è stata aperta la sede della Lega di Verdello. C'è stato un calo, è stato in generale per il nostro movimento, il calo dei voti. È dovuto a diversi motivi, tra i quali ovviamente anche il fatto di non riuscire a raggiungere in tempi un po' più rapidi un'autonomia e maggiori risorse sul territorio, sicuramente. Finché un federalismo non viene attuato in modo serio, ci sarà una parte del paese che verrà penalizzata e una parte del paese che verrà avvantaggiata. Bossi sembra voler riportare la Lega un po' alle origini. Tornare nel passato non penso che abbia molto senso. Ovviamente certe cose vanno cambiate, ci sono diversi modi, ma guardando avanti, quindi andando oltre. La Lega di 30 anni fa non può essere la Lega di adesso. Federalismo e costi standard, deve ritornare su queste tematiche. Con o senza Bossi? Con o senza Bossi. Anche con o senza Salvini? Con o senza Salvini. In Regione Lombardia si sono persi 4.000 militanti, da 9.000 a 5.000. E la Lega è arrivata alle scorse elezioni politiche a sotto il 9%, quindi sicuramente qualche cosa che non va c'è. Il 1 ottobre, su iniziativa di Umberto Bossi, nasce il Comitato Nord, che diventa un nuovo gruppo nel Consiglio regionale in Lombardia. 4 i consiglieri leghisti che vi hanno aderito, per questa ragione la Lega li ha espulsi. Noi non abbiamo portato avanti niente di rivoluzionario, abbiamo raccolto questo malessere legato al fatto che la Lega si è un po' allontanata da quello che sono i temi nostri, i temi storici, per cui è nata la Lega, l'autonomia, il residuo fiscale, il federalismo fiscale, tutti gli aspetti legati alle autonomie, che si sono un po' persi. Lei se l'aspettava questa espulsione? No. Nessuno l'ha chiamata? No, nessuno mi ha chiamato. Con la creazione del comitato, che è stato costituito come gruppo consigliare all'interno del Consiglio regionale della Lombardia, c'è la possibilità, non l'obbligo, la possibilità di presentare proprie liste alle prossime elezioni regionali, perché il gruppo è stato costituito prima dell'indizione delle elezioni regionali. Si pensa che possiate allearvi con la Moratti? Non ho assolutamente nessun contatto con la Moratti, lavoriamo con il centrodestra, lavoriamo per Attilio Fontana. E poi tutto quello che quello che succederà sarà da vedere, non dipende soltanto, dipendesse soltanto da me ci farei la firma, ma dipende da me, dipende anche dagli altri, dipende dalla Lega, dipende dagli alleati del centrodestra. Se la Lega dovesse perdere le regionali in Lombardia? Non ci voglio neanche pensare, non può perdere Lombardia, i numeri dicono che non può perderla, può soltanto suicidarsi. No? Allora,